Ciao, scusatemi da subito per la voce un po' nasale, ma ho preso un brutto raffreddore. Nonostante questo, comunque, oggi voglio parlarvi di Honor 6. Partiamo però dicendo che cos'è Honor. Beh, si tratta di un marchio che nasce come linea di prodotti di Huawei, ma che poi l'azienda cinese ha deciso di far diventare un brand a sé per portarlo su altri mercati come quello europeo e contraddistinguere i terminali Honor da un prezzo molto aggressivo e con una scheda tecnica veramente di livello. Honor 6, il device che ho provato in questi giorni, effettivamente rientra in questa categoria di prodotti. È venduto a soli 299 euro, ma la scheda tecnica e comunque l'esperienza d'uso è molto buona. Non mancano certo alcuni difetti legati forse soprattutto alla parte software, ma in generale è un terminale che mi ha soddisfatto. Andiamo comunque a vedere tutti i pro e i contro di questo device powered by Huawei nella nostra video recensione. Partiamo parlando del design, che non è particolarmente innovativo, ma è comunque piacevole. Mi ha colpito la parte posteriore con questa lavorazione molto particolare e che grazie anche alla copertura con questa lastra trasparente di plastica risulta di grande effetto a livello estetico. Non mi è dispiaciuta neanche la cornice in plastica con questa verniciatura metallizzata, però bisogna dire che andandola a osservare da vicino non riesce a ingannare benissimo l'occhio, da lontano invece l'effetto è migliore. Non mi è invece piaciuto lo sportellino che si trova sul lato destro, sotto il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento. Si tratta di uno sportellino che va a nascondere l'entrata per micro SIM. Tra l'altro nella versione europea è possibile inserire una sola micro SIM, non è dual SIM come quella asiatica. Dicevamo, va a nascondere l'entrata per micro SIM e lo slot micro SD. Perché non mi è piaciuto? Perché almeno nel prodotto provato da noi il sistema di aggancio non è ottimale e tale sportellino risulta un pochino traballante. In generale comunque la qualità dell'assemblaggio mi sembra abbastanza buona e il terminale è molto maneggevole grazie anche ai 7,5 mm di spessore e ai 130 grammi di peso che lo rendono abbastanza piacevole da utilizzare anche con una mano sola. Il display è uno degli elementi migliori di questo Honor 6, si tratta di un pannello Full HD da 5 pollici con tecnologia JDI IPS, la resa è davvero ottima, tra l'altro 1920x1080 pixel su 5 pollici vuol dire quasi 445 ppi di densità che permettono di guardare, di fruire dei contenuti multimediali in maniera veramente ottima. La qualità, dicevamo, è alta, gli angoli di visuale non creano problemi, non crea problemi la luminosità, anche sotto la luce diretta del sole non si fa fatica e funziona molto bene il sensore di luminosità ambientale che adatta rapidamente e bene lo schermo alle condizioni di luce in cui si è. Particolare la presenza di una impostazione chiamata salva schermo, un nome che potrebbe fuorviare un po', ma che in realtà non serve a far partire uno screensaver, ma a ridurre la risoluzione del device, che viene così portata da Full HD ad HD, permettendoci di risparmiare quasi il 20% di batteria nell'uso quotidiano. Tale risoluzione, certo, si nota un po' quando si vanno a vedere contenuti particolarmente definiti, ma nell'utilizzo di tutti i giorni, quindi nella navigazione, nei programmi di messaggistica e comunque guardando due o tre video su YouTube molto rapidamente, la differenza non è poi così tanta, grazie soprattutto all'alta qualità del display. Come detto in apertura, abbiamo un hardware di livello. Il processore è un Kirin 920, prodotto da iSilicon, un'azienda sussidiaria di Huawei. Questo processore è un octa-core che va a sfruttare la tecnologia ARM Big Little e quindi utilizza 4 core settati a 1,7 GHz insieme a 4 core settati a 1,3 GHz per cercare di garantirci sempre il miglior compromesso fra buone prestazioni e un'ottima autonomia. A coadiuvare il tutto abbiamo una buona GPU Mali e 3 GB di RAM. La fluidità del sistema è molto buona. Peccato che se non si imposta la modalità performance ma bensì quella intelligente che dovrebbe permetterci di risparmiare qualcosina dal punto di vista della batteria, nei menu la fluidità peggiori e quindi ci sia qualche piccolo micro lag, qualche impuntamento, però come detto con la modalità performance sparisce del tutto e c'è tra l'altro possibile giocare anche a giochi dalla grafica complessa con un livello di dettaglio impostato su molto molto elevato. Io per esempio l'ho provato con Dead Trigger 2, ho impostato la qualità grafica al massimo e non ho avuto problemi. Buona anche la connettività, troviamo un modulo Wi-Fi a BGN, un Bluetooth 4.0 e l'LTE di categoria 6. L'USB posta nella parte, la micro USB posta nella parte inferiore del dispositivo e utilizza la tecnologia on the go, quindi ci permette senza problemi tramite un apposito adattatore da comprare separatamente di collegare direttamente al telefono magari le chiavette USB o comunque altri device USB come delle tastiere, cosa che ad alcuni può tornare molto utile. Non abbiamo però l'NFC.
Cosa troviamo di particolare? È la porta a infrarossi posta nella parte alta vicino al secondo microfono e al jack da 3,5 mm delle cuffie. Una cosa che però mi ha creato qualche problema è che non abbiamo preinstallato il software per utilizzarla questa porta. Fortunatamente, dopo una rapida ricerca su internet, ho trovato la soluzione sul forum ufficiale Honor e ho potuto scaricare così il software apposito e utilizzare la porta per controllare diversi apparecchi elettronici presenti in casa. Uno degli aspetti che mi ha colpito di più però di questo terminale è l'ottima autonomia garantita dai 3100 mAh della batteria, che mi ha fatto arrivare con un uso intenso, impostando la modalità performance, tenendo la luminosità alta, avendo sempre il telefono collegato, spesso anche in 4G, mi ha portato senza problemi fino a sera anche con un avanzo di circa il 15% della batteria residua. Quindi con un utilizzo meno intensivo e facendo un po' di attenzione non si hanno neanche grossi problemi a fare 2 giorni di uso con una sola carica. Come software, Honor 6 adotta Android 4.4.2 con la personalizzazione tipica di Huawei, che è Emotion UI. Purtroppo, diversamente dalla versione cinese e da altri terminali di Huawei che hanno già l'Emotion UI 3.0, qui abbiamo ancora la 2.3, che è una versione che a me non piace particolarmente. Una particolarità di questa interfaccia è il fatto di non avere l'app drawer, quindi tutte le applicazioni sono disposte nelle varie pagine della home, cosa che a alcuni potrebbe risultare antipatica, ma che volendo si risolve molto rapidamente installando un launcher di terze parti. Come dicevo, l'Emotion UI 2.3 non mi ha fatto impazzire, e come detto anche prima, soprattutto se non si imposta la modalità performance, ogni tanto si ha qualche micro lag, però devo dire che le possibilità di personalizzazione offerte e di controllo offerte da questo telefono sono veramente tante. Aprendo l'app gestione del telefono abbiamo delle scorciatoie per diversi tool veramente utili. Per esempio ce n'è uno che ci permette di vedere quali applicazioni consumano di più quando sono lasciate in background e di togliere per esempio a queste il permesso di rimanere attive in background. Ne abbiamo un altro che ci permette di vedere quali si connettono a internet e di dare loro la possibilità di connettersi solo tramite wifi, solo tramite 3G, in tutti e 2 casi o in nessuno dei 2 casi. Abbiamo poi una terza lista, sempre di questo genere, molto interessante, che riguarda le notifiche. Ci permette di scegliere veramente in maniera molto rapida quali app possono o non possono notificarci informazioni. Bisogna però fare attenzione in questo caso a non settare delle impostazioni sbagliate in questi tool, perché poi si potrebbero avere problemi con le notifiche, con la connessione, con le app in background e non riuscire a capire il perché. Una critica che si può muovere alla parte software è indubbiamente il browser, che non è particolarmente reattivo. Devo dire che ho avuto diversi problemi di rendering, soprattutto nelle pagine desktop di siti, nella versione desktop di siti un pochino più pesanti, e alcuni impuntamenti. Si risolve però tutto semplicemente utilizzando Chrome, che sembra gestire molto meglio la buona potenza di calcolo del dispositivo e riuscire a farci navigare senza problemi in maniera molto fluida. Per quanto riguarda il comparto fotografico, abbiamo una fotocamera posteriore da 13 megapixel con sensore CMOS della Sony e doppio flash LED, e una anteriore da 5 megapixel. Quella anteriore ha la particolarità di avere integrata la modalità panoramica, che ci permette quindi di scattare degli autoscatti, delle selfie, includendo molti più particolari. Quella posteriore permette dei buoni scatti, soprattutto in condizioni di luce ottimale, ma anche in condizioni di luce un po' improbabili riesce a farci fare delle foto di discreta qualità molto bene. Concludendo, quindi, Honor 6 riesce a mantenere bene le promesse fatte da Huawei di avere un terminale con un'ottima esperienza d'uso e con una scheda tecnica di livello a un prezzo davvero aggressivo, perché per 299€ Honor 6 risulta un terminale con un rapporto qualità-prezzo davvero molto elevato. Io mi sono trovato molto bene, mi ha colpito tantissimo il display, la buona fluidità, ma soprattutto l'ottima autonomia. Peccato appunto per l'Emotion UI 2.3, che non mi ha fatto impazzire e qualche volta mi ha dato problemi, ma in linea di massima il telefono mi è piaciuto molto. Mi auguro che questa video recensione vi sia stata d'aiuto. Trovate ulteriori dettagli riguardo Honor 6 nella recensione testuale su readable.com. Trovate il link nella descrizione qui sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso mettete mi piace e condividetelo. Nel caso in cui invece ci siano delle cose che non vi sono piaciute, fatemi sapere quali sono attraverso i commenti. E la stessa cosa fate se avete dubbi sul prodotto o su alcune caratteristiche che ho elencato. Grazie per la vostra attenzione e a presto. Per readable.com, Gianluca Cerignano.